Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo episodio di This War of Mine. Come al solito io sono Amorush che vi dà il benvenuto in questo nuovo episodio. Mi raccomando amici, pollice in su per far continuare la serie. Noi continuiamo subito là dove l'avevamo lasciato e vediamo subito in questi due giorni ancora che dobbiamo fare che cosa faremo e come andrà questa bellissima storia. Allora, ho trovato un bel po' di cose di qualità che notate, vi ricorderete la scorsa episodio. Mi raccomando, andate a vedere gli scorsi video se non l'avete fatto, così da rimanere aggiornati su tutta la trama di questo stupendo gioco. Comunque, Katia è andata a cercare provviste, riportate le cose interessanti, poi Boris si sente molto meglio, dobbiamo tenerlo solo sotto cura. Perfetto, allora, cosa andiamo a fare? Allora, andiamo subito direi a mandare a dormire sicuramente Katia. Però, allora, Boris ha fame, ferito, in recupero, è triste, ha fame ed è stanco, ha molta fame, leggermente malato. Allora, il nostro amico Pavle, che è sempre malato, vai là. Allora, la nostra amica Katia la mandiamo qua. Allora, il nostro amico Boris lo mandiamo qua e mandiamo a dormire Bruno. Anzi, Bruno, aspettate, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, possiamo fare un po' di cose. Possiamo fare anche una porta rinforzata. Una volta coperti i buchi e le finestre del rifugio con dei pannelli, possiamo anche rafforzare la porta e usare un semplice sistema di allarme. Non male. Oppure, laboratorio delle erbe, un tavolo con alcune semplici attrezzature su cui possiamo preparare medicine alle erbe, bende e sigarette rollate di scarsa qualità. Possiamo migliorarlo per preparare medicine vere e sigarette di buona qualità. Si può fare anche questo. Si può fare anche la distilleria di spiriti. Non male. La trappola, ci serve altre cose. Allora, facciamo una cosa. Allora, iniziamo a dare compiti ai nostri amici. Allora, Bruno, direi che vai a letto, e direi che invece Boris vai qua. Poi il nostro amico Pavle, vediamo se si può, qua non si può più upgradare niente, qua invece sì, è un upgrade. Oltre a poterci produrre nuovi attrezzi come l'accetta o la sega, possiamo anche ripararci semplici armi da fuoco e caschi rotti. Possiamo migliorarlo ancora per produrre munizioni e riparare giubbotti antiproiettili. Quindi si può fare veramente tante cose. Qua è pronto. E qua invece no. Allora, servirebbe sicuramente, una cosa che servirebbe amici sicuramente, mettere, piazzare altre trappole qua, quello è sicuro. Vorrei capire come fare l'orto, questa è una cosa che mi piacerebbe capire. Adesso vediamo un po' se riusciamo già a capirlo in questa puntata. E poi bisogna cercare da mangiare. Allora, qua possiamo fare qua dovremmo fare componenti necessari, non abbiamo praticamente, ci manca delle cose, però abbiamo già fatto qualcosa. Allora, vediamo un po' la nostra roba, vediamo un po'. Ed è che comunque questo è il nostro inventario con tutte le nostre cose. Sinceramente, c'è qualcuno che bussa? No, ho sentito male. Però non ho capito una cosa. Abbiamo tirato su da qua, però dove l'ha messo? Questa è la domanda. Cioè, non lo trovo qui. La nostra roba, non c'è una ceppa. Sì, potrei mangiarmi qualsiasi cosa. Sì, va, vai tranquillo. Allora, Pavle, sei malato dalla prima puntata. Sto cercando di capire qua. Ne hai uno, vedete? Ne ho uno. Sì, vedete? C'è scritto liquore. Ne hai uno. Ne vorrei produrre un altro, ma ci mancano questi cosi qua e ci manca anche l'acqua. Credo. Forse l'acqua ne abbiamo 5. No, abbiamo 5 di acqua, ce ne serve 4 e abbiamo 21 di zucchero. Ci serve 4 e ne abbiamo 5. Ce ne serve 1 e ne abbiamo 4. In teoria potremmo produrlo. Sto cercando di capire come
Vedete, questo lo fa fare, ma questo no. Facciamolo da questi qua. Produciamone uno. Giusto per capire, volevo capire un attimo come funzionava qua. Ne hanno prodotti due, eh. Tanto ci servono sempre quelli lì. Ok. E adesso ne abbiamo sei, però perché non ne fa fare uno non si sa. Forse dobbiamo aspettare. Vabbè, andiamo a sentire la radio intanto. Se ci dà qualche notizia nuova. No. Vediamo un po' se troviamo qualche notizia interessante, amici. No. Note di una melodia e basta. Allora, a questo punto bisogna capire cosa fare. Allora, oggi non è una gran giornata. Dai, non sono stanco. Lei non è mai stanca. Allora, vediamo un po'. Possiamo blindarci. Possiamo fare un'altra distilleria rudimentale. Però, anche qua, possiamo fare una lampada termica. Possiamo usarla per coltivare le piante al chiuso. Sì, ma come si fanno a fare queste... Miscelatore, possiamo usarlo per miscelare polvere da sparo, ok. Possiamo usarlo per mantenere la temperatura ottimale della stufa, usare meno legno. Ne avremo bisogno anche per costruire un distillatore, se vogliamo purificare l'alcol. Il distillatore noi ce l'abbiamo. Però non riesco a capire. Allora, facciamo una cosa, perché qua... Allora, fammi veloce. Qua va Katia, visto che non sei stanca. Poi vediamo un po', il nostro amico Boris che ha fame, riusciamo a fare un upgrade magari della cucina? Sì, fornello più efficiente, ok, produci il miglioramento della cucina Boris, va. Ok, allora qua ci serve un filtro, perfetto, allora mandiamo lei qua seduta, il nostro amico Pavle, vai. Costruiamo un filtro. Anzi, ne facciamo ben due, già che ci siamo. Questi due filtri. Siamo quasi alle 3 del pomeriggio, quindi vedete che il tempo passa abbastanza in fretta. Ci sono ancora 18 gradi, però bisogna pensare già di fare la stufa. Bisogna anche blindare la porta a questo punto. Allora, facciamo una cosa. Adesso sono tutti in piedi, bene. Allora, tu vai qua, anzi vai qua. Questo si è fermato. Perché si è fermato? Perché? Vabbè. Tu vai qui e facciamo che produci. Io questa storia qua dello schifo qua non l'ho ancora capita, eh. Cioè, ne abbiamo fatto uno, ma quindi... Possiamo venderlo, possiamo barattarlo, dov'è? Boh, adesso vediamo di capirlo. Qua possiamo produrre un altro, eh. Io ne produrrei un altro, però dopo capiamo anche sto cacchio di liquore dove va a finire. Vediamo, cerchiamo di capire un po' il meccanismo qua del liquore. Poi vorrei fare un orto, qualcosa, vediamo. Vedete che è partito, adesso siamo a uno. Eccolo qua, perfetto. Vedete? Abbiamo qua del liquore, bene. Fai una cosa, vai a dormire tu. Una breve pausa per un nuovo capitolo. Allora, adesso in teoria abbiamo questo qua. Che non possiamo produrre un cavolo da mangiare, però. Quindi la missione sarà trovare del cibo. Però possiamo mangiare allo schifo un po', però. Direi di no. Vediamo se riusciamo a upgradare qualche altra cosa, magari. O a fare qualche altra cosa. Qua non possiamo upgradare più perché ci mancano dei componenti. Purtroppo. Andiamo a vedere cosa possiamo costruire. Se magari possiamo costruire qualche altra cosa. Possiamo fare una poltrona.
Potremmo fare quello oppure tenere componenti per fare altro, tipo un termostato, che comunque servono quattro di questi componenti, e ricordiamo che possiamo usarlo per mantenere la temperatura ottimale della stufa e usare meno legno. Ne avremo bisogno anche per costruire un distillatore, se vogliamo purificare l'alcol. Miscelatore possiamo usare per miscelare, ok, e la lampada termica possiamo usare per coltivare le piante al chiuso. Sì, va bene. Giardino delle erbe, questo è quello che bisogna fare. Se usiamo il concime possiamo coltivarci delle erbe e usarle per preparare medicine o sigarette di poco valore. Possiamo migliorare per coltivarci delle verdure. Quindi questo qua va fatto, il giardino delle erbe. Però serve una gran quantità di componenti che bisogna trovare. La notte. Ok, allora, vediamo un po'. Allora, diciamo che a fame, ferito, triste, facciamo che Boris dorme a letto. Facciamo che Katia rovista, lui dorme a letto e tu dormi in piedi, Pavle. Anzi, tu dormi a letto e l'altro dorme perché abbiamo solo due letti. E visto che Katia rovista, qui abbiamo altre cose interessanti. Beh, abbiamo qua visitato un giorno fa, la scuola bombardata 2 giorni fa, che c'è un casino, e ci hanno anche sparato, il cottage bombardato 9 giorni fa, la chiesa 3 giorni fa, ma abbiamo l'agenzia viaggi. Dipendenti dell'agenzia di viaggi erano un gruppo ben organizzato che per molto tempo è riuscito a respingere i militari. Purtroppo è bastata una visita da parte di alcuni disperati farabutti del quartiere per interrompere la serie vincente. Ale. Con la nuova gestione, l'unica escursione disponibile è quella sottoterra, però hanno cibo, armi e attrezzi di cui potremmo avere bisogno. Montagne di cibo, qualche materiale, un mucchio di medicine, montagne di armi, montagne di parti. Fare attenzione. Oppure il supermercato. Questo negozio riforniva tutto il quartiere prima che questa zona si trasformasse in un campo di battaglia. Visto che quest'area è sotto il controllo militare, potrebbe essere pericoloso venire qui a fare la spesa. Tuttavia, potrebbe valer la pena correre il rischio, perché dovrebbero esserci ancora moltissimi oggetti utili, quindi un mucchio di cibo, un mucchio di materiale. Io direi di andare qua. C'è pericolo, qua c'è fare attenzione. Allora andiamo all'agenzia viaggi per stasera. Andiamo vuoti proprio con l'inventario vuoto, anche perché la nostra amica Katia, Kate, chiamatela come volete, non ha tanto. Una volta trascorso un paio di ore di fila qui, ricordo che ero sicuro che quello fosse il peggior giorno della mia vita. Va bene. Ok, allora qua c'è subito una porta aperta, roba da togliere. Allora, bisogna sicuramente addentrarci, ma con calma, e capire un po' com'è questa agenzia. Guardate il murales che c'è qua. Andiamo a controllare sotto qua. Ok, allora, apriamo. Non si apre, perfetto. Perfetto, bene, bene, bene. Andiamo qua, allora. Ok, qua c'è un posto dove nascondersi. Qua possiamo aprirla. Là. E qua, vediamo cosa c'è. Questi corpi sono orribilmente mutilati. Queste ferite sono state inflitte con estrema crudeltà. Chiunque sia stato era certamente uno psicopatico squilibrato. Ok, allora andiamo a controllare qua se troviamo qualcosa, sperando di trovare roba utile. Un bel po' di roba utile, sì, dai. Però cibo, zero. Aia, aia, attenzione. C'è un tizio qua. Qui Dio può fare ben poco per te. Chiudiamo. No, mi sono dimenticato di controllare. E io ti cavo gli occhi se non taci. Questo è abbastanza cattivo. No, chiudi, che cacchio fai? Apri. Chiudi. Ok, allora, lì c'è un tizio, non è raccomandabile passare. Qua siamo passati praticamente dall'altra parte. Ok, allora. C'è qualcuno che parla, quindi. Ah, qua è proprietà privata, come vedete. C'è casino. Guardate. Pieno di gente.
Peccato che non si può. Allora, torniamo sopra di qua. Le mie gambe si sono intorpidite. Ok, allora scendiamo. Scendiamo. Oh, guardate. Scendiamo. Ok, qua il problema è che c'è una guardia davanti. E non possiamo passare di qua, cosa che vorrei fare. E anche menarlo da dietro non è il massimo. Quanto abbiamo preso? Non tanto, perché qua serviva anche da il mangiare. Allora, io farei una cosa. Iniziamo a liberare qua. Anche perché qua c'è una scala che scende e potremmo trovare qualcosa. Una pala mi farebbe. Hai ragione. Però. Non abbiamo trovato una cecca, una cioppa da mangiare. Quindi bisogna vedere anche quanto riusciremo a durare. Io spero che riusciremo a trovare qualcosa. Non ho rubato là nella proprietà privata perché non sappiamo di chi sia ancora. Comunque questo posto è veramente da prestare parecchia attenzione. Perché qua sono armati e probabilmente cattivi. Se ci andiamo ovviamente con i giusti mezzi, quindi con una pistola così, possiamo anche eventualmente affrontarli. Però si parla sempre di andare a, tra virgolette, infastidire un gruppo che potrebbe anche attaccarci, quindi bisognerà stare attenti. In questo gioco bisogna stare attenti e ponderare proprio le scelte. Quindi io spero che magari l'indomani arrivi qualcuno per fare qualche baratto così, giusto per recuperare del cibo, che è quello che ci serve. Oh, là, qua è a posto. Andiamo a dare un'occhiata qua. E vedete che qua c'è un altro tizio, quindi scendiamo qua. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, qua c'è qualcosa. Siamo verso lo scadere della notte. Qui c'è solo spazzatura e polvere. Mamma mia. Cioè, ci siamo fatti. Ok, qua, vedete che arriva anche qualcuno da questa parte qua. Che adesso in teoria, se questo non ci fosse, potremmo andare qua verso il frigo. Ma questo qua sembra che è qua ad aspettarci. Quindi sì, dovresti tornare indietro sicuramente. Questo è sicuro. Purtroppo non abbiamo trovato tantissima roba e siamo abbastanza tirati con le risorse. Bisognerà trovare qualcosa di più. Sperando che non sia successo niente di notte. Ho portato le bende. Ora diamo un'occhiata con la ferita. Esatto. Per fortuna abbiamo trovato anche le bende. Qualcuno ha fatto irruzione. Ok, vediamo cosa hanno preso. Allora, Katia è andata a cercare provviste e riporta le seguenti cose interessanti. Qualcuno ha cercato di derubarci. Era solo un paio di sciacalli, così siamo riusciti a tenerli a bada. Per fortuna eravamo tutti armati. Nessuno di noi è stato ferito. Gli aggressori non hanno rubato niente. Le guardie stanno facendo buon lavoro. Munizione 2. Pavle sta morendo di fame. Dobbiamo procurargli del cibo. Pavle, cioè, ragazzo, va bene, è tutto. Però, allora, facciamo una cosa. Prima di tutto, Boris vai a usare le bende e Katia vai subito a letto perché se arriva qualcuno, Katia è utile nella contrattazione anche come avete scritto voi. Poi, il nostro amico Bruno non può cucinare una ceppa con questi ingredienti qua, per cui cioè, o si mangia qua o si mangia qua, cioè non è che lui ha molta fame, tutti hanno molta fame, qui bisogna mangiare, bisogna fare dei cambi. Ne può cucinare uno. Due, dai, producene due, adesso vediamo. Boris ha fame.
Oh, Boris, no, fai una cosa, va, vieni, vai qua, Boris. Non perdiamo la speranza. Bravo, Boris, stai iniziando a... Anzi, Boris, fai una cosa. Accetta lì che ci serve un po' di materiali. Poi, tra l'altro, qua, non so, non ha trovato niente. Qua, sì, uno. Ok, allora, vediamo un po'. Bruno ha molta fame. Allora, fai una cosa, Bruno. Vedete che fa questo gesto qua? Bisogna farlo mangiare. Allora, mangiatene una, Bruno. Ma Boris, dove cavolo è? Ah, Boris è là, ok. Allora, tu vai qua. Boris, vai di brutta, tira su roba. Ok, prendi tutto, bravo. E a questo punto siediti qui. Pavle lo facciamo andare a mangiare, visto che muore di fame. Il nostro amico Bruno, vediamo un po' se può costruire qualcosa adesso che abbiamo integrato le cose, ma siamo ancora lontani dal costruire sia una gabbia, che ci servono ste rotelle del cavolo, sia il giardino, che ci servono le rotelle del cavolo e qualcos'altro qua. Quindi siamo un po' lontani da questo lato qua. Qua poi non possiamo spaccare nulla. Ok, allora andiamo a controllare qua sta gabbia che non sta tirando su niente. Cioè, Pavle è dal primo giorno che è malato e lui mi sarebbe servito perché è un velocista e nel recuperare le cose è molto veloce, quindi se qualcuno si incavola, credi di avere la febbre. Pavle, io ti direi, pigliati questo qua, va. Tanto queste sono le risorse che abbiamo, conviene usarle comunque. Allora, qua Bruno... Cioè, non troviamo niente con la gabbia qua. Cioè, non c'è veramente una ceppa. Andiamo a vedere qua l'alcol. Qua dovremmo riuscire a scambiare l'alcol con qualche altra cosa. Quindi sarebbe utile, visto che comunque ne abbiamo uno. E si dovrebbe vedere anche qua, tra l'altro. Vedete che qua abbiamo liquore. E ottimo per gli scambi, sì. Ok, adesso ne abbiamo due, perfetto, ok. Il guaio è che non possiamo produrne più perché non abbiamo più acqua, però l'acqua in teoria è qua. Quindi vediamo un po'. Ok, servirebbe fare un'altra poltrona, però anche lì... Ah, torna a letto. Produci, vai. Allora, lei come sta? Lei ha molta fame. Allora, mangiati uno di questi. L'unico che non mangia è Boris, però Boris... Ok, ha fame bendato triste. Boris, secondo me... Lo mandiamo ad ascoltare la radio, quasi quasi. Siamo fortunati che non faccia freddo. Ci sono 18 gradi, quindi... Bisogna star pronti a costruire la stufa. Però, ok, lei ora va meglio, benissimo, vatti a sedere. Vediamo se ci sono novità nella radio. Eccole qua. Allora, le forze ribelli e quelle di governo sono coinvolte in scontri violenti per tutta la città. Alcune zone sono state completamente isolate, mentre altre fanno da palcoscenico a pesanti combattimenti. Quindi attenzione ad andare in giro. Un'altra notizia, a causa della recente scarsità, i prezzi di sigarette e tabacco sono diventati estremamente alti. Molte persone hanno bisogno di fumare per calmarsi, ma come possono stare tranquilli sapendo quanto costa? Quindi anche produrre fumo sarebbe utile. Sarebbe molto utile. Ok, qua si sente una melodia, va bene. Se questa maledetta gabbia tirasse su qualcosa non sarebbe male. Sentite la melodia? Il guaio è che nessuno viene a bussarci alla porta. Questo è uno dei problemi che abbiamo. Nessuno va a bussarci alla porta e purtroppo... Cioè,
C'è da dire una cosa, che Katia è ottima come personaggio, come, tra virgolette, dormire sul pavimento è terribile. Sì, non ti preoccupare, ti farò dormire a posto. Cioè, Katia è ottima come sopravvissuta, è veramente ottima, perché dorme poco, è sempre pronta abbastanza. Quindi, qui sarebbe da costruire tipo delle poltrone o qualcosa, mettere la stufa. Bisognerebbe fare un po' di cose, anche qua, bisognerebbe fare un po' di robe. Comunque, abbiamo fatto degli upgrade interessanti. L'unica cosa, amici, è che bisogna andare a fare o qualche scambio o qualcosa del genere. Vabbè, vediamo. Allora, Bruno gli diciamo di dormire a letto perché ha dormito male, vedete? Allora, Boris ha fame, bendato ma triste. Allora, Boris lo mandiamo a rovistare, sperando che riesca. Katia la facciamo fare la guardia, ok? E lui dorme a letto. Il nostro Pavle, che non l'abbiamo usato 0 volte praticamente. Invece Boris, secondo me, può essere buono. Adesso ormai è tornato quasi, è bendato però. Allora, possiamo andare. Allora, al cantiere edile, attenzione, questo cantiere abbandonato di un quartiere residenziale di lusso che sarebbe dovuto diventare il fiore all'occhiello di Pogoren. Adesso, o Pogoren, chi lo sa come si pronuncia. Adesso viene utilizzato dai cecchini come punto di osservazione ideale, rendendo questo luogo pericoloso da visitare. Potremmo trovarci qui le cose utili lasciate da operai edili e da ribelli che l'hanno tenuto sotto assedio per qualche tempo prima di essere cacciati. Montagne di cibo, mucchio di materiali, mucchio di medicine, montagne di armi. Qua è montagne, poi non c'è tantissimo. Oppure piazza centrale. Il centro della piazza era un tempo bello, c'erano parchi, piazze e monumenti circondati da edifici antichi. La guerra ha colpito duramente questa zona, ma c'è ancora un mercato dove la gente va a barattare le proprie cose. Avendo con noi qualcosa da scambiare, potremmo trovare ciò di cui abbiamo bisogno. Potremmo andare qua. Proviamo ad andare qua. Allora, ci portiamo dietro a questo punto questo e ci portiamo dietro anche, che bisogna capire cosa portarci dietro che possiamo utilizzare per scambiare delle parti di armi, delle parti di armi e magari io direi dello zucchero o no. Acqua non ne abbiamo, ma teniamocela. Portiamoci dietro un po' di queste cose qua. Una decina e 5 di questi. E andiamo a rovistare. Vediamo se troviamo qualcosa da rovistare e qualcosa da scambiare. Ok. Stiamo molto attenti. È mezzo cionco, però. Vediamo un po'. Qua abbiamo trovato bellissimo anche delle. Prendiamo tutto. Vediamo se con questo qua possiamo scambiare qualcosa. Benissimo, qua ci servono le rotelle, amici, le rotelle sono indispensabili. Ecco, qua c'è una sorta di mercato, vedete? Ehi, fratello, ti servono dei materiali del legno? Vediamo un po' cosa lui. Allora, ha materiali così. Questo qua è la chitarra rotta, la prima volta che lo vedo. Rotta a mano in un modo irreparabile. Sarebbe piacevole trascorrere il tempo ascoltando un po' di musica. Non male. Però diciamo che lui non ha roba che ci interessa. Però mi manca del cibo che mangiavamo prima della guerra. Anche a me vorrei del cibo. Ma sta tipa qua non si può parlare. Mamma mia, che brutta. Non si può parlare questa. No, eh. Vediamo, questo sì. Rum, whisky, bourbon, scherzo, solo vodka. Allora, questo ci può dare delle sigarette, però diciamo che accetta solo queste cose qua. Quindi potremmo in teoria vendergli qualcosa. Vediamo un po'. Andiamo avanti. Vediamo se troviamo altro. Guardate qua la statua, c'è. Credo di aver dimenticato qualcosa. Che è sta vecchiazza qua che. Questo vende le medicine. Qua vedete altri sopravvissuti. Serve materiale medico. Un tempo lavoravamo come ospedale e infermeria. Quindi questo è proprio un vero mercato. C'è addirittura alcol puro. Potremmo
potremmo, visto che gli serve questa roba qua, vedete che accetta in scambio il liquore, però andiamo avanti, vediamo se troviamo altro. Oh, questo vende da mangiare. Benissimo. Allora, se gli diamo due fiaschi di alcol, ci dai per cortesia? Que no, eh. Due di questi no, eh. Un po' di acqua. Va bene, affare fatto. Ci possiamo prendere un po' di acqua, eh. Almeno 7 di acqua. Possiamo dargli anche del legno. Che gli interessa comunque, e prenderci magari un'altra scatoletta. Stai scherzando, voglio vedere altro. Diamogli magari un po' di polvere da sparo, un po' di questo. Cioè, vedete quanto costano le risorse? No, allora, questi me li tengo, amico. Allora, facciamo così. Ti do. E qua bisognerebbe. Allora, qua bisognerebbe mandare Euro. Mamma mia, che faccio! Bisognerebbe mandare in contrattazione la ragazza là. Questo sicuramente. Anche perché qua adesso credo che sia finito. No, abbiamo anche un edificio qua. Allora, bene, bene. Allora, là nel mercato qua possiamo mandare in contrattazione la ragazza la volta dopo. Quindi, nella prossima puntata direi di mandare in contrattazione l'altra. Bisogna di qualcosa per forzare questa serratura. Buona, perché anche qua potremmo forzare la serratura. Abbiamo preso veramente una ceppa. Ok, allora direi che qua ci siamo stati. Bisogna comprare almeno qualcosa da mangiare. Almeno, perché sennò. Quindi diamogli pure due di alcol. Però per due di alcol io voglio acqua. Ok, dai. Va bene così. Ok, così abbiamo preso almeno uno di cibo e un po' di acqua che ci serve per fare l'alcol. Servirebbe anche lo zucchero a questo punto. Allora, anzi, a proposito, vediamo se lo zucchero. Zucchero che ce l'ha. Se ce lo dà per magari. Ok, ci prendiamo anche un po' di zucchero che ci serve. Ok, perfetto. Così possiamo fare l'alcol. Allora, andiamo da questa qua, vediamo se riusciamo a dargli. A lei interessa anche l'acqua, tra l'altro. Possiamo dargli magari due di queste per una di queste. No, vuole vedere altro. Questa maledetta. Niente, allora, questa qua non mi interessa. Allora, andiamo verso l'uscita. Nostro amico Boris, comunque un mercato che possiamo prendere parecchie cose. C'è da dire che con l'alcol avremo una bella moneta di scambio, anche cercando di produrre le sigarette, quindi sono cose da produrre. Quindi poi si può anche andare a rovistare là in fondo se abbiamo qualcosa per aprire la porta. Vediamo cosa è successo stanotte, sperando che non sia successo qualche casino. Comunque siamo arrivati al 15° giorno, eh. Quindi. Gran bottino stanotte! Gran bottino. Ok, Boris è andato. Ha riportato le cose interessanti, perfetto. Non è successo niente di che. Qua sta ancora cercando. Vacca boia. Ok, amici, direi che per questo episodio è tutto. Vi voglio ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, ovviamente di commentare. Da Amoruso è tutto, ciao e al prossimo futuro video. Mi raccomando, un bel mi piace per far continuare la serie. Ciao a tutti! Ciao, sono Amoruso! Che ti ricorda di iscriverti al canale se già non lo sei, cliccando sul quadrato di fianco alla freccia rossa. Ma dove stai guardando? Sì, proprio lì, di fianco alla freccia rossa, nel quadrato di YouTube. Bravissimo, esattamente lì. Perfetto, ricordati di mettere anche un bel mi piace se ti è piaciuto il video e ovviamente di commentarlo, mi raccomando. Puoi anche condividere questo video tramite Facebook oppure tramite Twitter. Ciao e al prossimo video. Ciao!